E buonasera, buonasera in diretta dagli studi di Web Live TV. Eccoci con Arriva il Weekend. Qui come ogni venerdì, ormai l'abbiamo licenziato il nostro Federico e ho l'onore e il piacere di avere qui Samantha Lombardi. Buonasera, quant'è che non vado in diretta su Web Live TV? Vero, guarda. Vero. Ma quanto è bello stare al posto di Federico? Ah, tanto. Ma oltre che al posto di Federico, anche al posto di Marco. È uno spasso. Fatto a questi uomini? Dai, proprio devastati. No, vuoi sapere la verità? Sì. Li ho presi imbavagliati e chiusi dentro uno sgabuzzino. Ah, quindi quei rumori che sentivo sì, prima erano loro. Che cercano... esatto. Li lasciamo lì perché tanto ci divertiamo noi, no? Esatto, faccio finta di non aver sentito. Esatto, quindi oggi un'altra puntata tutta al femminile. Tutta al femminile. Perché ci siamo io, te. Eccolo, che non lo nominiamo. Esatto, si sente perché è incompreso. Comunque ci siamo io, Claudia, e alla regia il nostro amato, sempre presente, esatto, Piero esatto. Prezzemolo Foca. No, forse dovrebbe essere Samantha Prezzemolo Foca, visto che però lo stai sorpassando. Esatto, esatto, esatto. Ecco, perché lui è ultimamente molto nervosetto per questo. Sì. Infatti più... non saluta più nemmeno quando lo incroci... No, nei corridoi della redazione. No, è vero, hai visto? È un po' tutto sulle sue. Sì, esatto. Li turba questa cosa che ormai sei tu la star qui. Esatto, esatto. Piero, mi dispiace, ma ci devi stare. Comunque... Il successo è una ruota che gira. Successo poi... E adesso sta girando per me, ma tanto a due secondi. Attenta che le persone come Piero Foca potrebbero... Sono pronte a pugnalarti alle spalle. Sono come quelle ballerine. Che sulle scale danno la spinta alla prima ballerina davanti per farla ruzzolare a terra, quindi c'è da stare attenti. Esatto, mi guarderò le spalle. Comunque, è arrivata l'estate. Per fortuna, guarda, Oggi mi sentivo così felice, guarda la mia bellissima camicia, molto caraibica. Molto caraibica, tutta farfalline. Farfalline, fiori, finalmente. Esatto. Manca il cocktail, manca un cocktail. Piero Foca, si possono avere due cocktail? No, se li ha bevuti tutti lui. Ah, ecco, perché come cominciano ad apparire dei rossori sulle... Esatto, sulle sul musetto, esatto. tra i baffi. È arrivata l'estate, è arrivato il caldo, esatto, finalmente. Esatto. Che ora ci lamenteremo che fa troppo caldo, perché è questo che ne facciamo, sì. No? Quando è estate ci lamentiamo del caldo, quando è inverno ci lamentiamo del freddo. Esatto. Quando è autunno ci lamentiamo della pioggia e quando è primavera ci lamentiamo del polline. Non ci sta mai bene niente. Esatto. Quindi se anche voi volete lamentarvi... Chiamateci, esatto. WhatsAppateci. Potete mandarci un WhatsApp con i vostri lamenti del venerdì al 351-827-1580 oppure mandarci una mail sempre con le vostre lamentele perché noi vogliamo anche quelle. Esatto, vogliamo tutto, vogliamo interagire con poi voi. Quella del venerdì perché poi cambiano a seconda dei giorni. Esatto, esatto. Quindi... perché le lamentele del venerdì sono quelle che ti porti da tutta la settimana. Esatto. E quelle del lunedì sono le imprecazioni del lunedì perché inizia devi, la settimana. Devi ricominciare la esatto. settimana. Esatto, quindi. Quindi ci potete scrivere alla nostra mail che è weblevtvnetwork@gmail.com. Esatto, poi visto che arriva il weekend, quindi arriva il weekend, che si fa? Si va nei centri commerciali, si va a fare shopping. Esatto. Quindi tanto che andate ad affollarvi pure nei centri commerciali che è pieno di gente, poi il caldo e tutte cose. Potete fare shopping sul nostro sito. Sì, esattamente. Quale occasione migliore? Quindi mi raccomando, andate su weblivetv.it, mi raccomando, e potete shopparvi, come si dice? Esatto, nella sezione shop potete acquistare per il momento la vostra pubblicità sul nostro sito. Sì, è ora di ricominciare, eh? Esatto. È ora di iniziare. E a breve potrebbero arrivare anche dei bellissimi gadget. Io amo la parola gadget. Yes, ci sono certe cose carine che ho intravisto in redazione che girano. Perfetto, se arriverà un'email anonima sappiate che sono io perché voglio il gadget anch'io. Quindi assolutamente sì. Quindi, questa bellissima... Che dice? Ringraziamo l'estate che arriva. Con una bella canzone? Ma sì, direi proprio di sì. Musica. Vai. Che bella questa musica. Esatto, eh? Molto, molto estiva. Molto estiva, ci ha caricato tanto, però. Esatto, però. Ma una cosa dobbiamo farla. Sì. Ed è importantissima. Importantissima. Dobbiamo fare degli auguri di buon compleanno alla nostra Raffaella Nazionale. Perché Raffaella Carrà compie 78 anni, la regina della televisione italiana, fa il compleanno. Auguri, Raffaella! Auguri! Auguri! Quindi.
Nicola. Sottofondo. Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un esatto. Meravigliosa. Lei è la storia della nostra televisione, la storia di quello che è lo spettacolo, il mondo dello spettacolo. È la televisione! Eccola! Quindi, il 18 giugno festeggia appunto il compleanno. Esatto, esatto, esatto. Bella, sempre uguale poi, eh? Sempre uguale. Eccola! Ci voleva, ci stava! Allora, visto che adesso ci state sentendo solamente, non ci potete vedere, domani ammirerete la nostra posa alla Carrà sul nostro podcast appena uscirà. Quindi, Raffaella, se ci stai ascoltando, perché so che ci stai ascoltando, sì, e ci stai facendo, ci stai seguendo, se fai una torta, un paio di fette, mandacele, non ci offendiamo, festeggiamo con te così. Sì, 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 non ci offendiamo, Raffaella, mi raccomando, poi scrivici, perché casomai donaci anche qualcosa. Esatto, perché, esatto, anche se vuoi una comparsata sulla nostra... Vieni qui ospite, esatto, con noi. Anche un ciao WebLife TV, sì, ci accontentiamo, sì, sì, di poco. Ci basta pochissimo, ci, esatto, rendi felici con un non nulla, esatto, diciamo. Quindi. Comunque, dobbiamo fare anche un'altra cosa, sì, che sono altri auguri, ma questa, sì, volta non di compleanno. Oh, che facciamo? C'è una un ragazzo, sì, sì, diversamente giovane, sì, che si è diplomato proprio in questi giorni. Sì. Lui ha sempre detto che ha voglia di imparare, di non smettere mai di apprendere, e è riuscito ad ottenere il diploma. Perché noi facciamo tutta questa... c'è tutta questa enfasi? Perché il neodiplomato ha 84 anni e si chiama Mariuccio ed abita a Fiumicino. Quindi il 16 giugno, Mariuccio! Il 16 giugno presso l'Istituto Paolo Baffi di Fiumicino ha ottenuto la maturità a 84 anni. Meraviglioso, Mariuccio! Quindi lui, tanti auguri! Tanti auguri, veramente. Lui dice, vedi, studiare mi riempie di gioia interiore, ha ragione, quando dice non c'è mai limite a nulla, no? Quindi c'è sempre un tempo per studiare. Non c'è, Mariuccio, 84 esatto, anni. Esatto, esatto. Poi io sono sempre del parere che l'età non è quella, no, che è sulla carta d'identità, ma è quella che ti senti dentro. Che ti senti dentro, infatti, vero, Piero Foca è giovane, ma si sente un centenario dentro, quindi sì, vabbè, infatti, ecco, non, perché vedi che è sempre così afflitto, esatto, ecco, vabbè, perché è così rancoroso, vabbè, così chiuso, così, sì, poco socievole. Prendiamo esempio da Mariuccio invece, esatto, con la sua energia, ecco, esatto, che effettivamente come riportano nell'articolo è un esempio di vita che vale da insegnamento per tutti i giovani che decidono di abbandonare gli studi senza avere un obiettivo per il futuro. Quindi, ragazzi, se per qualsiasi motivo non potete, non volete studiare, pensate che un domani potete sempre mettere, tra virgolette, come si dice a Roma, una pezza e terminare il vostro corso di studi. Poteste diventare un Mariuccio anche voi. Pensate, esatto, che lui, esatto, nato nel 37, mamma mia, fantastico. Però purtroppo la sua non è stata un'infanzia così, così facile, no? E per studiare, poverino, gli fu concessa una sola possibilità alle scuole elementari e poi ha dovuto lasciare per cominciare subito a lavorare, perché a quei tempi purtroppo dovevi lavorare per mantenere la famiglia, quindi già da piccolissimi si lavorava. E in falegnameria, era un falegname, un lavoro tanto amato per la quale ci ha rimesso il pollice della mano sinistra, poverino. Quindi, però lui aveva questo sogno. Ha continuato a seguire i suoi sogni, che era appunto quello di studiare. E l'insegnamento che appunto ci fa lui è di non smettere mai di sognare, mai di inseguire i propri sogni. I propri sogni, importantissimo, vedi? Potrei farlo anch'io, io non sono diplomata, lo dico, non, ecco, vedi, non fare così, però mi era andata per attraverso la saliva, scusa. Ho detto, non è diplomata, lei si sta sentendo male, perché lei è molto, si sa, no, lei ha la conoscenza e tutto, sa tante cose, quando parla della storia è fantastica, io sto lì come un ebete io, perché non so veramente che cosa dire, perché io proprio con la storia, nulla, ma proprio con la scuola, io purtroppo ho la licenza media, Samantha, c'è, Claudia, ognuno ha le proprie aspirazioni. Ognuno è capace di, cioè non capace, perché ognuno fa quello che si sente di fare, quindi esatto, il discorso sta a zero, cioè chi è più portato per lo studio, chi lo è di meno ma è portato per altro,
Cioè, io ad esempio non saprei recitare, mentre tu sei bravissima. Quindi, vedi, alla fine le cose si compensano. Sì, però quando ero, cioè, 13-14 anni, che quando ho finito le medie, mi ha detto o studi o lavori, sono due le cose. Quindi io, per non andare a lavorare, per non studiare, mi iscrivevo a tutti i corsi regionali che facevano. Quindi andavo 5 mesi a fare il corso di inglese, 5 mesi a fare il corso di informatica, tutto per non fare niente, in poche parole. Però alla fine... Li hai seguiti questi corsi? Li ho seguiti, ho rimosso già tutto quanto quello che ho fatto. Una mezza infarinatura ce l'hai, dai. Io ho dimenticato tutto, che poi ho la memoria a breve termine, purtroppo. E poi dici, fai l'attrice, come fai? Non lo so, i copioni me li ricordo, faccio memoria molto veloce, però le altre cose io rimuovo. Semplicemente. Praticamente, come dice una mia amica, c'è la memoria del pesce rosso. Esatto, esatto. Solo quello che mi fa comodo ricordo. Quindi non... però... Sai, l'estate scorsa mi era venuta voglia di diplomarmi. Dico, perché non lo faccio, no? Poi come mi è passata l'idea, se ne è tornata via in un attimo, in un baleno proprio, quindi. È passata come una meteora. Una meteora, sarà proprio una, vedi, una stella alla cometa. Fine, appunto, non è mai troppo tardi, no? No, e Mariuccio è un grande esempio per tutti noi, per tutti quelli che, insomma, non hanno risolto niente con gli studi, quindi... Ma tu eri bravissima già da piccola a scuola, immagino, eh? Sì, ero bravissima, però io ci mettevo un'eternità a fare i compiti. Davvero? Perché sì. Scrupolosa che volevi... No, perché io sono un... Sembra assurdo, ma io sono una tizia che dalla distrazione facile. Cioè, nel senso che io non riesco a concentrarmi solo su una cosa e se lo faccio la mia concentrazione è a breve termine. Bene, quindi quando fai una cosa, farfalla e vai... Esatto, praticamente sì. Praticamente sì. Poi, bene o male, si cresce, si capisce che se non ti sbrighi... C'è poco da in quello, esatto. Insomma, non puoi prendere le farfalle. E poi, vabbè, ho seguito anche io uno dei miei sogni, perché da piccola ho sempre detto che volevo fare la veterinaria. Che bello la veterinaria. Però la veterinaria comportava andare via da casa, quindi gestire una casa da sola, stare lontano da mamma e papà. E no, nonna è una cosa terribile. No, perché io sono mammona fin nel midollo e quindi ho declinato il discorso del veterinario, quindi della veterinaria, della facoltà di veterinaria, e mi sono buttata sull'altra mia passione, che era l'archeologia. Quando sono arrivata che ho detto voglio fare l'archeologa, mi hanno guardato e la cosa che mi è stata detta è: ma tu sei scema. E perché sono scema sempre. No, è vero, è una cosa rara. Però ho fatto Indiana Jones. Per un po' ho fatto Indiana Jones. Quindi sì, uno dei miei sogni l'ho realizzato. Ah, beh. Quindi vedi, anche tu hai fatto tipo come molto molti anni prima di Mariuccio. Però hai realizzato il tuo sogno. Sì. Perché sì. Strano infatti che qualcuno dica voglio fare l'archeologa. È una cosa che non si sente. Perché questa? Perché è questa? Io l'intervista oggi la faccio a te. Perché questa tua passione per l'archeologia? Guarda, io sono sempre stata appassionata di cose antiche, cose vecchie, chiamiamole così. Quindi mi piaceva andare in giro nei musei, mi piaceva andare in giro nei siti archeologici. E questo, per questo devo ringraziare anche mamma e papà, che ovviamente mi portavano anche loro in giro. Questa passione è andata avanti, perché poi appassionata di mitologia e sono quindi... arrivata a fare l'archeologa. Però, fantastico. Guarda, con tante difficoltà, perché io alle superiori non ho fatto il classico, quindi non ho studiato greco e latino come si studiano. Certo che era più adatto. Esatto. Io mi sono diplomata come perito informatico. Ah, non c'entrava niente, insomma. Non c'entrava niente. Però era un discorso che avevamo fatto con i miei, che per 5 anni avevo voglia di studiare e dopo, facendo un liceo normale, non avevo in mano un pezzo di carta che mi potesse aprire qualche porta. E quindi ho pensato all'informatica, perché era comunque un ambito che... Che comunque ancora va, oggi che serve, comunque, insomma. Certo. E da lì poi... Io invece volevo fare tutte cose impossibili. Io volevo fare la ballerina, volevo fare la cantante. A un certo punto volevo fare la chiromante. Tutto volevo fare io.
cose proprio pazzesche che poi alla fine non facevo un po' di tutto, volevo fare la pittrice, io volevo proprio queste cose proprio artistica. Io l'artistica proprio da segno zodiacale, perché la bilancia, perché tu sei bilancia come me, no, sono... vergine. Ma hai preso molto il carattere artistico della bilancia. Sì, io molto sull'arte sempre mi sono buttata da piccola, che suono il piano, che quindi tutto ciò che è arte io volevo farlo alla fine. Pensa che vabbè, quindi qualcosa alla fine ho realizzato. Esatto, insomma, esatto, quindi... esatto. Ma bene, a proposito, quando riaprono i teatri? Quando ti rivediamo sul palco? Spero presto, spero che sì, speriamo presto, ma forse c'è qualche progetto a Fiumicino, poi vediamo se si fa qualcosa quest'estate. Bene, insomma, quindi vi farò sapere presto. Assolutamente sì, presto. Assolutamente sì, perché noi di Web Live TV saremo là in prima fila. Grazie, ad acclamarti. Carini, grazie. Però vedo che Piero Foca lì si sta smanicando con quelle sue pinnette. Sì, quindi... perché ci sta facendo segno che è il momento del traffico. Del traffico, quindi vediamo quindi come procedono e poi procedono le strade. Musica. Rieccoci di nuovo in studio con questa puntata di Arriva il Weekend. E vai, tutta al femminile! Esatto, tutta al femminile, femminile, e abbiamo una notizia femminile anche... Che io adoro. Esatto, adoro. Una notizia che... fa respirare un po' tutte le ragazze che non hanno fisici perfetti, come me, ovviamente. Ma anche come me, anche come me. Ma tu sei un'acciuga, io sono una balenottera azzurra. Non avrei mai potuto fare un angelo. Però un angelo. Si parla degli angeli di Victoria's Secret. Allora, io amo Victoria's Secret, questo veramente mi sta a cuore questa cosa, ho tutta una collezione di acque profumate di Victoria's Secret. Però i suoi angeli, i suoi angeli in pensione. Sono giovanissime, perché esatto, poi quante ci avranno questi sì, anni? Sono 20 anni, esatto, anche, cioè nemmeno 20 anni, quindi via, e basta. Praticamente le sue modelle, le sue famose modelle che andavano in passerella con queste ali. Però devo dire che le sfilate di Victoria erano bellissime, erano spettacolari. Erano spettacolari, quindi. Sia come musiche che come scenografie, sì, come... Sì. Proprio sì, come impostazione. Fammi già sapere. Però, però la direzione basta. Di Victoria's Secret ha deciso di togliere gli angeli, quindi mandarli in pensione. Anche pure perché vuole riconquistare un po' il pubblico femminile, forse, che ha perso forse, un pochino. Perché magari essere come le ragazze che pubblicizzavano queste linee di intimo, questa lingerie, era abbastanza complicato per il 90% sì, della popolazione anche mondiale. Non so se hai mai visto le loro lingerie. Cioè, a me me ne hanno regalata una che non ho mai messo, perché non ho capito ancora da che parte va. È una cosa, non ho capito. I lacci che si aprono sul di dietro, non ho capito perché si dovrebbero aprire sul di dietro. Però è una cosa. Però come souvenir di Victoria's Secret stanno benissimo. È bellissimo. Bene. Comunque hanno deciso di appunto mandare in pensione le storiche modelle e sostituirle con 7 donne famose. Per note comunque conosciute dal grande pubblico per i risultati che hanno ottenuto in vari settori della vita e della loro carriera e non per le curve. Esatto, quindi, esattamente. Ci saranno varie questi nuovi angeli, chiamiamoli così. Ci sarà Megan Rapinoe, che è 35enne campionessa di calcio. Eileen Gu, 17enne, sciatrice freestyle, cino-americana, perché ha genitori uno cinese e l'altro americano. Poi c'è Paloma Hessler, che è una modella 29enne, una delle poche taglie 50 sulla copertina di Vogue, quindi diciamo abbiamo... Già ti voglio bene. Esatto. E poi c'è un'attrice indiana, che è Priyanka Chopra, che noi abbiamo conosciuto tutti come protagonista di Quantico. Esatto, esatto. Non scordiamoci che è stata anche una Miss Universo. Cioè, non è che stiamo parlando di un'attrice, quindi, solamente esatto, un'attrice indiana. Insomma. Comunque lei si è bellissima, distinta per essere un'investitrice nel campo tecnologico, quindi nelle tecnologie. Perché infatti afferma l'amministratore delegato di Victoria's Secret, meno male che hai detto tu prima i nomi, perché sì, non ne avrei azzeccato neanche uno in inglese, dobbiamo smetterla di essere quello che vogliono gli uomini.
Oh, esatto. Finalmente, esatto. Finalmente, pensiamo a noi stesse, facciamo un intimo un po' più indossabile. Perché, esatto. Comunque mettete sia. Qualche coppa D, qualche coppa E, che magari per chi ha è ben fornito riesce a trovare qualcosa di adatto. Sì, che per me va bene, tanto io, si trovano per me, perché non c'è problema. Chi c'è problemi sono io, è quello per dire che sono. Io intanto guardo Piero Foca che si mette le mani in testa, stiamo parlando di un argomento che comunque che... non dovrebbe neanche ascoltare, però non esatto, stiamo parlando così però... perché noi siamo sfacciate, non ci esatto, esatto, poi oggi questa puntata siamo sul finire della settimana, è arrivata l'estate, siamo tutte donne esatto, chiacchierare, esatto. Quindi è logico che parliamo di discorsi femminili. Sì, esatto. Spettegoliamo. Che poi ho un problema con le taglie, lo sai, perché mo no, perché io dovrei sapere quella che indosso, però quando vado a comprarle, ora mettono le lettere. Io ero rimasta che esisteva prima, seconda, terza, quarta, quinta. Ora A, B, C, coppa, perché io non so più che cosa comprare, dico la verità, perché non ci capisco più niente. Che vuol dire B, C, D? Praticamente il numero, quindi la prima, la seconda, ti dice che dovrebbe essere la circonferenza del torace. Esatto. La coppa invece, quindi la lettera, ti va ad indicare la dimensione della coppa. Quindi più la lettera è alta e più la coppa è grande e avvolgente. Ok, quindi la mia convinzione nella vita di portare una terza effettivamente si riduce al fatto che se compro una B porto una seconda, in teoria. Dipende sempre dal giro torace. Ok, dopo di questo vado ad uccidermi perché dopo di questo... Perfetto, io che credevo dopo 38 anni scopro in realtà che la B è la coppa, la misura della coppa, bene, mi fa piacere, andiamo avanti con Victoria's Secret. Mi sa che è meglio. Oppure, no, veramente sarà un shock questo scoprirlo. Però, guarda, non adesso sudo freddo addirittura. Bene, dai, bene. Dai, cambiamo notizia. Mi farò suora. Ti farei suora? Mi farò suora. Cioè, vabbè, chi lo fa? Se chi si vede alla mattina e decide di cambiare vita. Esatto, ma è successo a Fabrizio Gatta. Fabrizio Gatta, esatto. Lo storico conduttore Rai ha preso i voti. È diventato sacerdote. Da un giorno all'altro così si è svegliato la mattina. Praticamente dice, mi faccio prete. Ecco. Praticamente sì, noi lo ricordiamo come conduttore di Linea Blu, Uno Mattina Weekend, Linea Verde, e dopo quasi 20 anni di carriera televisiva ha deciso di cambiare completamente vita. Sì, che poi sì. Così all'improvviso aveva detto addio al piccolo schermo già nel 2013. Esatto. E lui aveva esordito su Rai 1 nel 96 con il concerto dell'Epifania. Madonna, io non mi... Ti ricordi? Sì, tanti anni fa. Che condusse poi per 8 edizioni. Vedi, adesso che l'ho letto mi è venuto in mente. Me l'ho dimenticato il concerto dell'Epifania. Bellissimo. Poi, ecco, secondo quanto riporta Dagospia, che Dagospia è già il nome. Sì. Già vuol dire che va ad impicciarsi un pochino. Esatto. Nel 2019 si è laureato in teologia. Quindi già aveva previsto, perché in teologia, no? Non è esatto, studia... studi appunto la religione, i vari aspetti della religione. Ed oggi è diacono nella città di Sanremo, ecco. Che diventerà prete ufficiale il 7 dicembre. A 57 anni. Chissà, e poi ha detto che era pieno di donne. Di esatto, donne, soldi. Diventerà per tutti Don Fabrizio. Beh, sì. Chissà. Però vedi, è una decisione che ha maturato nel tempo, quindi non è che si è svegliato proprio la mattina. Praticamente non è più come una volta che magari, sai, negli anni passati, parlo anche di molti anni fa, magari ci si rivolgeva alla religione, quindi ci si faceva preti o suore proprio per motivi economici, magari della famiglia, perché magari certo, non si avevano tanti sì. soldi in famiglia e quindi si decideva un determinato tipo di strada. Lui ha proprio deciso... Però ci sta, perché li dona, vedo una foto che li sì, dona proprio. Sì, poi sì. Lui comunque aveva sempre quello stile un po' garbato, no? Messo sì, tra le righe. Sì, quindi... esatto, sempre... Condivido quindi, la tua scelta, bravo. In bocca al lupo per la tua vita futura. Per la tua, come si dice, vita teologica, no, come si dice? La vita sacerdotale. Sacerdotale. Santi auguri Fabrizio. Bene, a questo punto direi di... festeggiare Fabrizio e mandiamo una bellissima esatto. canzone. Quindi musica.
Non era proprio una musica da prete questo, però no, vabbè, decisamente no. Te l'abbiamo dedicata. Eccoci. Siamo Santa. Arrivati al nostro angolo Lunatica Contest. Esatto, ricordiamo di e ringraziamo sempre Giulia Massarelli con il suo Lunatica Contest, che ogni settimana ci fa conoscere nuove cantanti, nuove cantautrici o le scrittrici, poetesse, esatto, registe, di tutto. Esatto, ci presenta veramente un universo femminile, perché come abbiamo detto oggi la puntata continua tutta al femminile, finalmente direi anche quindi con noi oggi c'è Valeria De Gioia. Valeria, ci sei? Ciao a tutti. Ciao Valeria, benvenuta. Grazie. Valeria, sei giovanissima, giusto? Più o meno, io dico così per invidia, non ti preoccupare, parlo solo per invidia. Diciamo che hai una decina d'anni meno di noi, esatto. Occhio e croce. Quindi Samantha ha dovuto mettere il dito nella piaga dopo di me. No, ho letto nata nel 94 e mi immaginavo veramente che nel 94 lasciamo stare. Ma quindi Valeria, sei una cantautrice. Sì, sono una cantautrice e una scrittrice, mi piace anche scrivere racconti, romanzi, mi piace un po' tutto ciò che riguarda la creatività, comunque principalmente sì, scrivo canzoni. Allora, come è cominciata questa tua, insomma, storia della musica? Come hai iniziato? Perché? Allora, io ho iniziato a cantare ero molto piccola, cantavo nel coro della chiesa, quindi avevo tipo 9 anni, però lo facevo così un po' per passatempo, non avevo mai capito quanto in realtà mi piacesse cantare fino all'età di 11 anni, quando mi sono esibita per la prima volta sul palcoscenico della mia scuola media, e poi sono stata comunque spinta e supportata da mio nonno, che era un cantante, lui cantava un po' in giro per tutta l'Italia. Ah, sì. Che cosa cantava tuo nonno? Le canzoni di una volta, che bello. My way, tu sei una cosa fantastico. Pronto Valeria? Valeria? Credo che abbiamo perso. Valeria, ti abbiamo perso? Abbiamo perso Valeria. Abbiamo adesso perso. Dalla regia la recuperano. Il nostro Piero pronto con le sue pinnette che sta rifacendo, ricomponendo. Zampette palmate. Esatto. Valeria? Sì. Eccoci. Sono sempre qui. Ti avevamo perso, quindi ci stavi dicendo che tuo nonno cantava le canzoni classiche sia italiane che straniere, perché hai citato My Way, citato... Sì, esatto. Lui è stato un po' il mio primo insegnante, se vogliamo, perché io quando ero proprio piccola non andavo a scuola, ho iniziato a studiare musica all'età di 14 anni, però mi piaceva andare a casa sua e portavo proprio le basi musicali per poter cantare insieme a lui, quindi mi dava proprio delle indicazioni sulla tecnica, come mettere le vocali, come aprire la voce, quindi è stato il mio primo maestro di canto a tutti gli effetti. Fantastico. Sì, avrai sicuramente dei ricordi emozionanti. No, mi sono immaginata un quadro veramente, esatto, tu e tuo nonno, veramente ho sognato un attimo con voi, perché deve essere una scena meravigliosa, Valeria, veramente. Quindi, esatto. Ti ha trasmesso questa tua passione e poi hai cominciato a scrivere da sola i testi. Sì, allora la mia prima canzone è nata proprio grazie a lui, io avevo 16 anni e lui non c'era più e sentivo il bisogno di buttare giù le mie emozioni, di questa grande mancanza che sentivo, quindi è nata la mia prima canzone che si chiamava Dove sei appunto, ed allora ho capito che scrivere canzoni mi avrebbe aiutato a tirar fuori tutto quello che in realtà tenevo dentro, perché io poi sono sempre stata una ragazzina molto timida, parlavo con pochissime persone, faticavo ad esternare le mie emozioni, quindi con la musica ho capito di poterlo fare. Hai trovato il modo adatto comunque per esprimerti. Esatto, hai trovato la tua strada. Esatto. Quindi il primo testo è dedicato a tuo nonno. Sì, poi primissimo. Hai partecipato a vari concorsi poi, so anche, giusto? Sì, ho partecipato al premio Mio Martini, che è stato forse il concorso più importante, dove ho ricevuto anche il riconoscimento di nuova immagine della musica. Sì. Poi ho partecipato anche al Music School Talent, vincendo il primo premio ed essendo premiata dal maestro Vince Tempera, che poi mi ha portata anche a cantare in piazza a Sanremo il giorno della finale del festival nel 2017.
Nel frattempo comunque sono nate tante canzoni, proprio a fine aprile è uscita la mia nuova canzone Aurora. Aurora, sì, che esatto. Dove la possiamo ascoltare? Su tutte le piattaforme digitali, quindi Spotify, iTunes, Deezer, YouTube, c'è anche il videoclip ufficiale. Perfetto. Ti va di parlarci un po' di questa canzone, di quello certo. che vuoi esprimere attraverso queste le tue parole e la tua musica? Allora, Aurora è nata in un momento un po' particolare della mia vita in cui vedevo tutto nero, non riuscivo a vedere la luce in fondo al tunnel, quindi anche in questo caso la musica mi è stata di grande aiuto per venire fuori da una situazione complicata. E Aurora per me rappresenta la speranza e voglio trasmettere con questa canzone il coraggio a chiunque non riesce ad affrontare una situazione che apparentemente sembra complicata e impossibile da risolvere. In realtà io credo che credendo in se stessi, quindi con la propria forza, ognuno di noi possa tornare a vivere, quindi un po' come fa Aurora, svegliarsi dal sonno più profondo per tornare a credere nelle cose davvero importanti. Beh, è un messaggio veramente importante quello che vuoi esatto. mandare, e complimenti veramente per questa tua iniziativa. Per grazie questa, perché assolutamente sì. Quindi tu quindi sei rinata, diciamo, dopo questo brutto periodo. Sì, diciamo che la musica mi ha ridato una grande speranza, mi ha fatto tornare a vivere letteralmente, perché è brutto comunque attraversare quei periodi in cui in realtà sei vivo, ma è come se non lo fossi, perché non ti rendi conto di quello che ti succede, quindi sei come succube della vita, di tutto, però poi arriva un momento in cui capisci che devi riprendere in mano la situazione, quindi devi svegliarti e tornare a vivere la tua vita. Ecco, quindi Aurora in questo mi è stata molto d'aiuto. Benissimo, benissimo. E nel 2022 hai pubblicato anche il tuo primo romanzo. Sì, esatto, un romanzo che si chiama Una canzone per dirti ti amo, protagonista è ovviamente la musica, c'è anche una storia d'amore e sono stata fortunata perché sono riuscita a pubblicarlo con una casa editrice che ha creduto in me, la Bestseller Edizioni, sì. E quindi è iniziata questa avventura. Adesso infatti sto anche scrivendo un nuovo romanzo, dei nuovi racconti, perché come dicevo prima è una delle mie grandi passioni anche questa. Certo, quindi dove possiamo trovarlo questo libro? Come si allora, intitola? Su Amazon, basta scrivere Valeria De Gioia, una canzone per dirti ti amo su Amazon ed esce il libro sia in versione ebook che cartacea. Ah, perfetto, benissimo. E invece chi vuole proprio seguire te, come riesce a trovarti sui social? Allora, basta scrivere sempre Valeria De Gioia, mi trovate su Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. Perfetto, progetti futuri, nel senso tu già hai detto per quanto riguarda la parte della scrittrice, hai già qualche data in mente per qualche concerto o nuove pubblicazioni di album? Non posso rivelare date, però posso dire che ci sono già dei lavori in corso. Ecco. C'è già in cantiere qualcosa, per esatto, fortuna, esatto. Per fortuna. Quindi ti vediamo con l'elmetto giallo e il piccone, proprio alla lavori in corso. Sì, esatto, esattamente. Esattamente. Bene, bene, bene. Bene, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Per quello, viva il lupo. Per quello che riguarda tutta la tua vita, sia privata che artistica. Ti ringraziamo per averci tenuto compagnia e alla regia diciamo semplicemente musica. Grazie a voi, grazie, un abbraccio Valeria. A tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Rieccoci di nuovo in studio e siamo arrivati al momento che tutti aspettano. Esattamente. Il momento che si vede tutto rosa. Tutto rosa, dove si chiacchiera un pochino di esatto. gossip, di notizie. Esatto, dove facciamo le sore impiccette esatto. della situazione. Esatto, dove le donne in questo caso esatto, spettegolano. Spettegolano, ci sguazzano su questa cosa. E quindi cosa. Diamo la linea alla nostra sore impiccetta per eccellenza. La nostra bambola dorata. Francesca di Sidoro, a te la linea. Grazie, grazie.
Grazie bamboline mie, Samantha e Claudia, love you so much e ben ritrovati bambole e bamboli miei adorati. Com'è stata la vostra settimana? La mia decisamente faticosa e provante, sì. Direi che questo è il termine più calzante per definire la mia settimana, provante. Quindi veramente non vedevo l'ora di passare questi minuti con voi, in vostra compagnia e in compagnia dei miei amati gossip, di quelle pruriginose ma tanto distensive chiacchiere da parrucchiere. Oh, amo, 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 amo alla follia. Ebbene, veniamo subito a loro. Come primo argomento vorrei riagganciarmi alla notizia che vi diedi la scorsa settimana, e cioè il weekend d'amore di Kenya, o Kenya che dir si voglia, West, con la super top model Irina Shayk in Provenza. Nel darvi quella notizia puntualizzai anche che secondo me l'amore fra Kenya e la divina Kim Kardashian comunque non era sopito, ma diciamo si era preso una pausa, anche perché secondo me come avviene per quelle coppie che hanno quel quid in più, ci sarà sempre un fil rouge a legarli, e a mio modestissimo parere dimostrazione era stato il post per augurare un buon 44esimo compleanno a West, appunto, della Kardashian, in cui gli giurava, gli dichiarava anzi amore eterno. Beh, fatto sta che Kenya, scusate se vi chiedo con questa cosa del nome, ma io proprio non riesco a pronunciarlo. Sì, io non sono molto brava nelle lingue straniere, soprattutto non sono brava con i nomi, quindi vabbè, mi perdonerete. E comunque vi dicevo, qualche giorno dopo il buon Kenya però ci ha fatto ricredere su questa cosa, perché ha depennato fra le persone che seguiva su Twitter la ex moglie, e non solo lei, anche le carissime sorelle Kardashian Jenner, e suppongo anche la mamma. Non so che dirvi, anche se questo atteggiamento mi fa molto riflettere, perché mi rifaccio a questioni personali, ma anche il mio ex più volte mi ha depennato dai social e mi ha bloccata su WhatsApp, eppure sempre da me è tornato, perché in fondo secondo me quello che si cerca di allontanare in realtà è quello che più si vuole, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di allontanarlo se non c'è neanche il pensiero. Comunque queste sono mie elucubrazioni, solo il tempo ci dirà come finirà questo nuovo triangolo West, Shay, Kardashian. Ma andiamo avanti, perché c'è un argomento che veramente mi illumina d'immenso, che vorrei sottoporre alla vostra attenzione, e cioè il 40esimo compleanno dello stratosferico Chris Hemsworth. No, non è vero, è Chris Evans. Vabbè, ma io con tutti quei muscoli e quei capelli biondi, insomma, io mi confondo. Comunque il 40esimo compleanno di Chris Evans, non di Chris Hemsworth. Mi sono confusa, ma capirete che di fronte a tanta beltà è facile confondervi. Io li prenderei tutti e due, comunque, se fosse per me. Però è il compleanno di Chris Evans, ovvero del Capitan America, che noi tutti conosciamo. Anche se questo appellativo non tanto a lui è gradito, perché
a quanto pare lui vorrebbe un po' distaccarsi da questo personaggio. Però è anche vero che se lui si tiene in cotanta forma smagliante, e anche e soprattutto grazie appunto a Capitan America e in particolare alla dieta che ha dovuto seguire in tutti questi anni per vestire i panni di uno degli eroi più famosi al mondo. Comunque, dieta a parte, Chris Evans è patrimonio dell'umanità e altri 100 di questi giorni sempre così splendido, splendente, come direbbe la nostra Donatella Rettore Nazionale. Terzo argomento della giornata che mi veramente tocca particolarmente, perché penso che io e mia madre abbiamo visto le repliche di questo telefilm così tante volte da conoscere le battute a memoria meglio degli attrici, è il revival di Sex and the City. Revival che è iniziato proprio in questi giorni ed è stato festeggiato con una foto su Instagram postata da Sarah Jessica Parker, che la vedeva in compagnia di Cynthia Nixon e di Christine Davis, ovvero Carrie, Miranda e Charlotte, con lo sfondo di una strabiliante New York, e che a quanto pare andrà in onda a breve sulla HBO. Saranno 10 episodi e insomma spero che abbia quello scintillio proprio di Sex and the City e che non sia solamente un lontano ricordo di questo telefilm che almeno a me personalmente mi ha segnata, ma ha segnato tante persone. Purtroppo, come sappiamo, non ci sarà Kim Cattrall, che interpretava la Samantona, la grande Samantha Jones, che ha insegnato veramente tante cose a noi donne e ha sdoganato la donna che non si vergogna, che non si vergogna dell'amare il sesso, perché signori, ma che vita faremmo senza sesso, e che lo dice apertamente, perché non c'è niente di male. E comunque Kim non ci sarà, lei non ha voluto partecipare al revival, a quanto pare ci sono dei dissidi con Sarah Jessica Parker e niente, ci dispiace molto. Confidiamo però nelle altre tre superstiti. Bene, con questo è tutto. Ci risentiamo la prossima settimana. Vi penserò intensamente quando sarò al lavoro, tutta un po' sudaticcia, con i fascicoli che mi arrivano fin sopra i capelli. E conterò i minuti che mi separano da questo attimo di attenzione e di chiacchiere fra amici. Love you so much, bambole e bamboli miei adorati. Alla prossima settimana. Noi adoriamo te, bellissima bambola bionda. Oh, veniamo tra i fascicoli, li spostiamo. Esatto, e ti facciamo aria con i fascicoli. Esatto, grazie Francesca Isidoro. Sempre notizie interessanti, poi. Sta sempre sul pezzo lei, eh? Lei sempre. Non gli sfugge nulla. Nulla, 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 e così ci piace. Assolutamente sì. Senti, Mattia, ti ricordi, visto che parlavi di memoria da pesce rosso. Sì, esatto.
Ce l'hai presente il live action della Bella e la Bestia? Quello non potevo mai dimenticarlo. No, io ce l'ho nel cuore, la Bella e la Bestia. Noi parliamo anche con la dizione bestia. Esatto. Dice. E noi parliamo appunto della versione, quella del 2017, quella con Emma Watson nei panni di Belle, Dan Stevens nei panni di Abel, che sarebbe il principe, tra virgolette la bestia. Poi sì, c'era Luke Evans nei panni di Gaston, che... A mio avviso era praticamente Gaston originale, quello del film d'animazione, l'hanno disegnato lui, su Luke Evans. Perché, usando lui come esatto, sì. O hanno fatto lo stampino per creare Luke Evans a immagine e somiglianza di Gaston. La prima volta che ti favo per Gaston io. Sì, non decisamente niente, sì. Però non è cambiato finale. Proprio. Noi non facciamo spoiler, no, perché La Bella e la Bestia si conosce, si sa la fine che fa il povero Gaston. Esatto. Meritata, perché in quel caso è meritata. Esatto. Però. Per tutte le amanti di Gaston, o meglio, per tutte le amanti di Luke Evans. Le prime due sono qui. C'è una notizia bomba. Bomba. Una notizia più bomba di così si muore. Luke Evans torna nei panni di Gaston. Esatto. E questa sembra che la Disney Plus sta lavorando su una serie TV prequel, si dice? Prequel della Bella e la Bestia, appunto. Esatto, e ci saranno come protagonisti Gaston e Le Tonte, il suo amico fedele. Sì. Ma non solo, ci sarà anche la sorellastra di Le Tonte. Tutto parte da quello che abbiamo, che i nostri infiltrati nei corridoi della Disney sono riusciti a carpire e a recepire. Sì. Praticamente tutto nasce da una scoperta che riguarda la sorellastra di Le Tonte, che si chiama Tilly, e i tre partiranno alla ricerca per risolvere questo mistero che aleggia intorno a questa fanciulla. E la strada che dovranno percorrere sarà irta di problemi, di pericoli, avventure, di pericoli, tutto. Misteri, tutto. Strani animali, strane cose. E quindi sarà tutto emozionante, esatto. Perché prequel, nessuno sa quello che è successo, esatto, prima. Cosa succede prima? Noi sappiamo quello che succede al principe prima, ma a tutti gli altri cosa succede? E sappiamo anche quello che succede a Belle prima. A Belle e... Ma agli altri? E niente, che succede quindi? Che succede al fornaio prima che arrivasse Belle e che iniziasse a cantare? Prima che bonjour. Bon dia, esatto. L'amore lo bastonava dentro casa perché doveva sbrigarsi a fare il pane, sicuramente era qualcosa. Questa. Però dove ha conosciuto la moglie, il fornaio, è sempre lì stiamo. Esatto, ma noi vogliamo sapere quello che succede vogliamo sapere, che meraviglia, non vediamo l'ora, sbrigatevi a farla. Esatto. Disney Plus, muoviti. Ovviamente al momento non abbiamo... trailer, non abbiamo teaser, non abbiamo nulla, anche perché da quello che ci hanno detto dovrebbero iniziare a registrare nel 2022. Infatti vediamo se sì, perché poi i creatori, senti Bel che canta, che meraviglia, ecco, mi batte il cuore. Evito di cantare perché io sono stonata come le campane. Ecco il fornaio. Come le campane. Che meraviglia. Mi viene proprio niente. Esatto. Sono la lacrimuccia. Esatto. Diciamoci la verità che La Bella e la Bestia è una storia che comunque... da piccole ci ha sempre fatto sognare, perché esatto. E ho una morale bellissima. Esatto, che non bisogna fermarsi all'apparenza esteriore. E infatti quello che facciamo noi con Piero Foca. Esatto. Noi dovremmo scavare un po' di più dentro quella pelle di foca, sotto tutto quel grasso accumulato, mangiando sardine e pesce azzurro. Magari, vedi, devo andare oltre, eccolo. Esatto, lo senti, dovremmo andare oltre l'apparenza. Perché la vera bellezza si trova nel cuore. Sì, poi se alla fine c'è anche un principe ricco. Oddio! Aggiunta più... esatto, era il discorso che facevamo. Bisogna vedere se è più bello il principe o più bello il portafogli. Esatto. Perché esatto. A volte è più bello il portafogli del principe. In questo caso ci si accontenta lo stesso. È stata premiata. Bella è stata fortunata sotto tutti e due gli aspetti. È andata bene, è andata bene. Quindi, bene. Sì, siamo curiosi di vedere quello che
Esatto, quello che succederà. Che poi so che gli stessi creatori sono quelli che hanno creato, per ripetere la parola, Once Upon a Time, un'altra serie che ho amato. in assoluto. Che parte in sordina con pochi personaggi, ma poi il cast si arricchisce sempre di più di nuovi personaggi. Non ho più capito niente, alla fine quello chi è, uscivano personaggi così. Esatto. Beh, e anche lì c'erano dei ruoli invertiti sui... Sì. Sui vari personaggi delle favole, cioè avevamo un Peter Pan che da buono era diventato perfido e cattivo. È vero, è vero, è vero. Un lupo che in realtà era una... Era Cappuccetto Rosso. Buona. Era Cappuccetto Rosso, era, mi sembra che era lei il lupo alla fine. Sì, però era un personaggio buono, quindi quello che mi è rimasto siamo impresso. Sempre allo stesso discorso, mai fermarsi alle apparenze. Poi sì. Noi purtroppo ci dobbiamo fermare, esatto. Non alle apparenze, ma... Però lì devo dire che Capitan Uncino, insomma... Era male. Era molto, molto apprezzato. Esatto, insomma. Molto apprezzato. Però noi ci dobbiamo fermare, Claudia. No, adesso. Siamo arrivati alla fine, è passata l'orario della nostra diretta. Vedi che Piero Foca già sta spengendo tutto, ha spento le luci, vedi. Ha spento i monitor. Ora poi ci disattiva anche i microfoni. Esatto, rimaniamo così. Esatto, quindi amici ascoltatori. Prima che ci spenga anche a noi. Esatto, prima che ci spenga, perché anche noi non siamo reali, siamo state... Creati in laboratorio, cioè abbiamo l'interruttore on-off, esatto, sulla schiena. È vero. Volevamo salutarvi e ricordarvi il nostro palinsesto. Quindi il lunedì c'è Spingi Rec alle 18. Sì, alle 18. Martedì e mercoledì non c'è nulla. No, nulla. Ci riposiamo. Esatto. Giovedì c'è Codice Nerd. Esatto. Venerdì alle 17 c'è Slow Fiumicino. Slow. Alle 18 c'è sì, vabbè, arriva il weekend. Mi stavo io con lo slow. Ormai siamo arrivati alla frutta in tutti i sensi. Alla frutta siamo arrivati anche e noi. E sabato c'è Segni Particolari Assassino. Quindi mi raccomando, quindi, non ne perdete neanche una. Se poi li perdete perché magari siete impicciati, come si dice, in tutt'altre faccende, affaccendati, fate la fine di Gaston. La fine di Gaston. No, però potete recuperare il podcast sul nostro sito, che è www.weblevtv.it. E quindi noi vi auguriamo buon weekend e alla prossima settimana. Ciao! Ciao. Grazie.